Ok, sta registrando. Sì, adesso mi ha messo indietro. Quindi l'hai messo tutti quanti qua dentro? Sì. Allora. Perché non te li ha portati via, è troppo. No, sicuro. Io ho detto. Perché la legge dice. Se quest'altro. Ma allora, io non li lasciavo portare via. Accetto se rimangono qui. E adesso sono qui sequestrati. In tutta la faccenda della multa del cazzo c'è stato un commento fatto da Claudio Mosconi, che è un mio vecchio compagno di scuola delle medie, con il quale in questi anni ci siamo continuati a vedere, che mi ha scritto: perché firmi? Punto interrogativo. E questa cosa mi ha infilato una serie di riflessioni che in questo momento mi portano a presentarlo, perché mi è venuto a portare una notizia di Natale per me fenomenale, che poi la saprete nei dettagli anche voi. Però magari se vuol dire qualche cosa di questa salvezza giuridica che mi hai offerto così spontaneamente. Sì, adesso non sono proprio specializzato a parlare di questa cosa, perché anch'io ne sono venuto a conoscenza a metà dell'anno. Ci sono dei video molto interessanti su YouTube che ho iniziato a seguire. Ho iniziato a seguire tramite il buon Salvo Mandarà, che purtroppo è scomparso recentemente, perché ha fatto questo, anche lui un video. Fatto lui farlo, sì, lui l'ha fatto conoscere. Già conoscevo Matt di Cerasuolo, perché lo seguivo sempre tramite Salvo Mandarà e tramite Italo Cillo, che è stato un promotore di queste cose, grazie a Santo Sbonacci. Solo che quando non sei ferrato fai fatica a cogliere. Nel mio caso specifico si vede che sono un po' lento, ma mi sono comunque sempre stato attento a queste cose qui, finché mi accorgo che hanno fatto questa associazione Veritas, dove vengono messi in primo luogo gli esseri umani, i diritti degli inalienabili degli esseri umani. Cioè è incredibile che non esisterebbe niente senza di noi, eppure dopo che l'hai fatto solo ti tocca comprare. Ma comunque, detto questo, no, però la cosa che è che questi diritti inalienabili ti fanno spendere, riesci a spenderli. Prima sai solo che li hai, ma non sai come fare. E non sai, non sai come fare. Adesso sai come fare a spendere. Non sai come fare, perché la società si è strutturata in una maniera facendo studiare i nostri figli, perché adesso voglio dire, c'è un figlio che è quasi grande, potrebbe essere un avvocato, no? Ma tu prendi un sacco di avvocati, non sanno come. Non sanno. Anche, e se eventualmente gli venisse, verrebbero tagliati fuori, quindi. E invece adesso si è costruito, finalmente c'è la luce in fondo. Associazione Veritas, io ho fatto l'iscrizione adesso, la completeremo a breve, e con questa associazione io mi opporrò a questo sopruso che è stato fatto, il mio diritto umano, al quale io ho detto, ho fatto presente ai vigili, che però riconosco la buona fede, eccetera, sì, si usa fare in un modo che si può. E adesso c'è una bella. Adesso staremo a vedere, tanto noi siamo qui, tanto siamo tutti fratelli, come dicevo quello là, se ci troviamo ci piace fare agosto, chi è che lo sa, chi è il carabiniere, chi è il giudice, chi è l'avvocato, cioè voglio dire. Ed è su quello che noi dobbiamo fare leva, sul fatto che siamo tutti fratelli, che non ha un senso al mondo di fare queste speculazioni di potere. Perché se ti ha messo un berretto in testa devi diventare così, che senso ha? Antipatico, cioè, invece di difendere me, per un cazzo. Per un re. Cioè. E poi per una banalità, non so se ne vogliamo parlare, quando oggi il mestiere più onesto e più sincero di spendere la giustizia. Quando invece noi, per quattro soldi, fai così, perché non è. Vabbè, comunque Claudio Mosconi mi ha fatto fare una bella riflessione. Perché firmi? E pensando siamo arrivati a questa bella soluzione. L'avvocato con la capa tanta continuerà ad esserci, perché è il pezzo e core, no? Ma con questa associazione risolviamo una volta per tutte la situazione, perché dopo posso andare avanti a fare il lavoro che mi sta a cuore. Certo. E il bello è che non ci sono solo i miei problemi, se avete le orecchie per capire bene il messaggio che c'è dietro, il bel regalo di Natale l'avrete anche voi, perché se avete Equitalia sul coppetto, delle multe, delle cose che non c'entrano nulla con i crimini, voi potete sfangarla. Grazie Claudio.